spalancate tutte chiese. O tempo si è rubato un altro mese e non si è asciuto manca le spese. È un gruppo fortemente radicato nella propria città, Napoli, ma ora i Foia hanno varcato i confini italiani con una tournée in diverse città europee, tra cui Parigi, Amsterdam, Dublino, Londra, Barcellona. Contemporaneamente è stata lanciata la versione internazionale di due singoli che appartenevano al loro ultimo album, O treno che va. Domenica, Domingo, cantato in lingua catalana con Adrià Salas del gruppo La Pegatina, e A chi tu appartiens, cantato dalla musicista francese Pauline Croze. La voce del gruppo, Dario Sansone, racconta. Sono nati fondamentalmente dalla nostra voglia proprio di miscelarci con altre... con altri linguaggi e altre culture. Come facciamo con il suono, dove abbiamo una continua ricerca ed un continuo mix tra la nostra tradizione e suoni che provengano da altri luoghi, mentre le persone oggi non sono molto pronte a scambiare con il prossimo e soprattutto con chi viene da lontano, noi cerchiamo di avvicinarci, perché siamo figli di una terra di mare, di un luogo che ha sempre accolto attraverso i porti che oggi si vogliono chiudere. Il video di Domenica è girato tra Napoli e Barcellona, due città che si somigliano molto, mentre il brano in francese è accompagnato dalle immagini del film d'animazione Gatta Cenerentola, di cui Sansone è uno dei registi e che ha vinto due David di Donatello. Il brano originale, A chi appartieni, era nella colonna sonora del film prodotto dalla napoletanissima Factory Mad Entertainment e ora in uscita in Austria, Germania e Francia. Credo che il lato cinematografico e il lato musicale dei Foia vadano di paro passo con il fatto che in questo momento questa città ha una rilevanza culturale a livello nazionale importante in questo preciso momento storico, dove Napoli con tante realtà che si muovono potrebbe sembrare un'isola felice della cultura e dell'arte. Ora, mentre continua il progetto di collaborazione con musicisti stranieri, i Foia sono al lavoro sul nuovo disco, che uscirà nel 2019, mentre la Mad Entertainment si sta ideando un nuovo film. Non se vo fermare.